Thank you.
i bisogni della nostra città, delle nostre famiglie, soprattutto per tanti ammalati, perché tutti sentano la sua protezione materna. Vergine Immacolata, tu sei stata concepita e sei venuta al mondo secondo le leggi ordinarie della concezione e della nascita, ma fin dal primo istante della tua esistenza sei stata preservata dal peccato originale, penetrata dalla grazia santificante. Dal primo istante della tua concezione lo Spirito Santo prese dimora in te, inondando la tua anima eletta di luce, di grazia e di bontà. Tu sei la tutta santa, tu sei la tutta grazia, la misura della grazia dà la misura della santità. La misura della santità dà la misura della tua bellezza. Avendo tu, o Maria, ricevuto più grazia di tutte le creature, sei stata più santa di tutte più bella. Ti si può proclamare regina della bellezza fin dalla tua aurora, e questa ricchezza di grazia crebbe sempre più in te, sino alla tua assunzione e glorificazione in cielo. O Madonna Immacolata, insegnaci ad apprezzare, custodire e far crescere la grazia che ci rende santi. Brilli sempre più splendida in noi la luce divina. Vergine Immacolata, patrona della nostra città, madre del Redentore, madre dell'amore, sii per tutti noi stella del nostro cammino incontro al Signore. Tu umile fanciulla di Nazareth, che 2000 anni fa hai offerto al mondo il Verbo incarnato, orienta l'umanità e tutti noi verso colui che è la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Grazie, o Madre. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Proteggi, Maria, tutti i bimbi, non soltanto la nostra città, del mondo intero, soprattutto tanti bimbi che sentono il bisogno della tua materna protezione, di essere consolati, aiutati, sostenuti nella loro vita. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, il Signore onnipotente e misericordioso vi benedica nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ad andare avanti, perché il credente non può semplicemente... Odierna non è soltanto fatta di peccato, e anche... E anche lì c'è la grazia di Dio. E Dio ama. Ho messo le radici in mezzo ad un popolo glorioso. Siamo certi, carissimi fratelli e sorelle, non dobbiamo allora abbandonarci. Ma per noi anche un momento di memoria, di recupero di una memoria storica, è anche un momento di identità attraverso questa rivisitazione di memoria storica. Il miracolo. I nostri padri parlarono di miracolo non perché videro la Madonna, ma perché sentirono la presenza della Madonna
e dunque videro questa presenza nella città che era salvata da un sicuro momento di distruzione, stando in atto una guerra e dunque la possibilità di essere distrutta dall'esercito nemico. I nostri padri videro la Madonna perché avvertirono la presenza di essa come patrona, come salvatrice della città. Stare qui significa continuare a credere in questo miracolo, ovvero sentire sempre più il bisogno di una presenza, l'importanza, la necessità di un vedere questa presenza, di un vedere che salva la città, che protegge la città. Da parte di Maria, Vergine Madre, patrona di questa città, specchio di santità, donna di fede, donna di speranza. Allora, per noi questo miracolo, ancora oggi, con la presenza di tutti, significa continuare a sperare, continuare a credere, continuare a dare testimonianza di fede, a significare con la nostra presenza questa necessità, questo bisogno di sentire la protezione della Vergine Maria sulla città. Una memoria dunque, una testimonianza di fede, ma soprattutto avvertire sempre più la necessità, il bisogno di questa presenza. Una presenza che deve significare per noi un'attenzione all'altro, un recupero di socialità, l'attenzione che è da dare all'altro perché noi riusciamo a realizzare noi stessi nel momento in cui siamo insieme vicini all'altro. Quando sappiamo farci soglia, quando sappiamo essere pronti a recuperare la capacità di stare insieme, il bisogno di aiutare l'altro, e l'altro l'anziano, l'altro il malato, l'altro il giovane disoccupato, l'altro chi ha bisogno di una casa, chi ha bisogno di un lavoro. Ecco perché diventa necessaria per noi avvertire sempre più la presenza della Vergine, perché possa essa venire incontro a quelli che sono i bisogni, le necessità di questa città, dei cittadini tutti di Bitonto.
sia con voi. E con il tuo spirito. Dio Padre, che nella risurrezione del Figlio inondò di gioia la Santa Vergine e la Chiesa nascente, vi colmi di spirituale letizia. Amen. Gesù Cristo, nato dall'Immacolata Vergine Maria e risorto dal sepolcro, custodisca integra in voi la fede del fonte battesimale. Amen. Lo Spirito Santo, che Maria attese con ardente preghiera insieme agli Apostoli, purifichi e rinnovi i vostri cuori. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. E buona festa a tutti.